Ah, eccolo qua, Tiago Motta, andiamoci ad ascoltare subito perché si sta facendo tardi e poi abbiamo ancora altre due conferenze, lo sapete, no? Da quest'anno oltre agli allenatori vengono anche, diciamo, i calciatori, uno per squadra, vengono a parlare in conferenza stampa e quindi noi ce l'abbiamo ad ascoltare. Non mi voglio prolungare più di tanto, voglio solo che voi mettiate un like e ve lo chiedo per cortesia, eh? Poi voglio che chi non si è iscritto si iscriva al canale e questo è per un piacere, mi fate un piacere. Poi lo condividiate sui vostri social, pagine Facebook, sulle pagine TikTok, sulle pagine Instagram e su X, eh? E poi se avete altri tipo, che ne so, altri portali dove potete condividere, non lo so, Telegram, poi che altro c'è? Insomma, ce ne so, ce ne possono essere tanti altri, però i più diffusi, i più importanti sono quelli là. Comunque, non mi voglio dilungare ulteriormente, quindi andiamoci ad ascoltare subito Tiago Motta, vediamo cosa dice, perché ai microfoni, insomma, non mi è piaciuta tanto questa cosa. Andiamoci ad ascoltare, però lo commentiamo, lo commentate pure voi, se volete commentarlo pure voi, commentatelo pure voi. Comunque, andiamoci ad ascoltare e poi dopo facciamo la conclusione. Intanto un commento a questa partita, il terzo 0-0 consecutivo ha ricordato Juventus-Roma per la poca produttività in attacco. Che tipo di partita ha visto? Me la devo riguardare bene con il video, però non penso che sia la stessa partita. Secondo me oggi abbiamo fatto meglio da quello che abbiamo fatto contro la Roma. È chiaro che siamo arrivati fino a una zona del campo, fino lì abbiamo fatto bene, possiamo migliorare sicuramente arrivando con gli uomini da dietro, perché così spingiamo i nostri attaccanti a avere questa ultima palla più vicino alla porta, però fino lì abbiamo fatto bene. Poi dopo dentro l'area è stata oggi difficile contro una squadra che si chiude bene, con dei difensori che dentro l'area di rigore difendono molto bene. Un pareggio dove sicuramente il risultato non siamo contenti perché giochiamo per vincere, però la prestazione è stata una buona prestazione. Non mi piace paragonare una partita con l'altra perché alla fine sono storie diverse, giocatori diversi, avversarie diverse che affrontiamo, modulo diverso. Alla fine, tutto sommato, abbiamo fatto una buona prestazione, ma sicuramente non sufficiente per vincere la partita. Sicuramente, le volevo chiedere soprattutto nel secondo tempo, c'erano diverse situazioni e c'era un po' di ritardo nel riempire l'area di rigore e quindi perdevate tempi di gioco quando il pallone andava sugli esterni, tante volte non si riempiva l'area di rigore, è in questo che dovete migliorare anche? Non è una questione di riempire, è una questione di attaccarla nel momento giusto. Posso? Sì. È di attaccarla nel momento giusto, anche se oggi, ripeto, una squadra che difensivamente parlando dentro l'area di rigore ha fatto bene, perché ci sono dei giocatori dall'altra parte che sanno difendere. Noi sicuramente alternare questi cross in area, girare la palla, il tiro da fuori che abbiamo cercato con Coop. Qualche momento, sai, quando una squadra si chiude non è facile per nessuno entrare, ci sono altre possibilità come il tiro da fuori che oggi secondo me abbiamo sfruttato poco. Ultima velocissima, la scelta di sostituire Vlaovic e come mai ha preferito mettere Weah Lee in mezzo e non Nico? Grazie. Nico stava giocando bene da esterno, mi piace Nico quando rientra e quando attacca il secondo palo, penso che è un giocatore interessante che ha questo tempo di inserimento del secondo palo. Cim, abbiamo voluto un giocatore, anche se avendo poca profondità, che potesse attaccare bene la profondità e così aprire un po' di più le linee dell'avversario, e quando no, perché attaccava la mezzala, lui veniva incontro e poter combinare con i suoi compagni. Ha fatto una buona partita, come Madusa nel primo tempo ha fatto una buona partita. E per questo che loro stanno lì, per contribuire e aiutare la squadra che possa fare 95 minuti bene. Buonasera, mister Marco Mendizzi, signore mia Calcio News. Ecco, le chiedo, granitica la difesa della Juventus che non subisce gol dall'inizio campionato. C'è da fare, non critica, un pochino di riflessione su quello che è il discorso relativo all'attacco, lì dove magari c'è stato qualche piccolo errorino e forse mancherebbero anche i tiri da fuori dei centrocampisti. Grazie. Lì sono d'accordo, i tiri da fuori sono importantissimi quando troviamo una squadra così che sa difendere molto bene l'area di rigore, abbiamo i giocatori per farlo.
non prendere gol è anche responsabilità e anche merito di Dusan, di Cimoci che sono entrati, giocatori che aiutano tantissimo a orientare la squadra avversaria e arrivare bene in attacco è anche compito dei difensori, di poter portare questa palla e spingere gli attaccanti più vicino all'area di rigore. Oggi a tratti abbiamo fatto bene, altri possiamo sicuramente migliorare. Buonasera mister, Camillo De Michelis, tutto io e tutto Mercato Web. Volevo chiederle quanto è importante per voi vedere un Kalulu e con Miners che sono arrivati da poco giocare con questa leadership. Nel finale sembrava che si dovesse passare sempre solo da con Miners perché la squadra riconosceva in lui un leader. Sono d'accordissimo con quello che hai detto, d'accordissimo. Io dico solo che atteggiamento. Sono dei ragazzi che si sono inseriti dopo, però con un atteggiamento fantastico. È questo che noi vogliamo vedere e avere in squadra sempre, sempre. Due esempi fatto molto bene da te, due esempi fantastici su e l'atteggiamento. Uno è difensivo, l'altro è l'offensivo, uno gioca mancino, l'altro è destro, però alla fine hanno un atteggiamento che è fantastico da vedere. Francesco Pellino, Agenzia Ara. Mister, ha parlato dei tiri da fuori, le volevo chiedere, magari non era il caso di spostare Coppo un po' più avanti e avvicinarlo un po' alla porta avversaria? Grazie. Sì, ma per avvicinarlo alla porta avversaria non è così semplice come lo stai dicendo, avvicinarlo alla porta avversaria. Noi dobbiamo arrivare nel momento giusto. E nel momento giusto non è così facile arrivare. Oggi a tratti abbiamo fatto bene, altri sicuramente possiamo fare meglio, ma sono d'accordo che se riusciamo a costruire bene da dietro sicuramente lui si troverà più vicino all'area di rigore, più nelle zone dove lui potrà tirare in porta. Buonasera, Emanuele Gamba, Repubblica. Volevo tornare ancora un attimo per favore su Vlahovic. Lascio un dato: nel primo tempo ha toccato 6 palloni sbagliandone 3 e poi ho notato che a un certo punto, mi sembra più o meno a metà tempo, lei l'ha rimproverato molto, in maniera molto... Sembrato, non l'ho rimproverato. Ok, quindi immaginavo che non fosse soddisfatto di lui per qualche motivo e volevo capire eventualmente perché. No, ero soddisfatto, è solo che devi capire che dentro uno stadio con il rumore che esiste non li posso parlare con il tono basso, devo alzare un po' il tono perché sennò lui non mi ascolta da dov'è, però non ho mai rimproverato, anzi ho dato una situazione su un difensore dove lui ha fatto dopo, ma mai rimproverato Dusan. Il suo atteggiamento, anche il suo atteggiamento è fantastico, no, mai. È un compito anche degli altri alimentarlo, non è una responsabilità solo sua. È chiaro che, ripeto, oggi con una squadra che veniva a pressare, però nel momento che si trovava in una situazione di inferiorità si ricompattava e stava indietro, e è chiaro che quegli spazi hanno cercato di non lasciarli e lui si trova anche a lui in uno spazio ridotto dove non è facile trovarlo. Buonasera mister, Luca Cavallero, Football Magazine. Volevo chiederle, a proposito di atteggiamento, come giudica quello di Savona questa sera? Grazie. Un altro, cosa devo dire da un ragazzo così? Appena entrato, giovane, non giovane, non interessa. Un giocatore forte, devono andare in campo e giocare. E poi non è responsabilità mia, è tutta sua. Io solo sto guardando come fa in allenamento per dopo dare l'opportunità di giocare, ma lui se lo guadagna in allenamento giocare una partita così. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Se l'aspettava così il Napoli, dopo averlo studiato tutta la settimana per le prime 4 giornate, e soprattutto non c'è mai un tempo giusto per fare i cambi. È sembrato forse che si aspettasse di più da quelli che erano in campo prima di sostituirli. Grazie. Non c'è un manuale sul tempo di sul cambio. Il cambio è la mia sensazione, la sensazione anche del mio staff, che ne parliamo per capire cosa ha bisogno la squadra. Questo va più a sensazione, non ho un manuale di dire in questo tempo io cambio, non l'ho mai fatto e spero di non farlo mai.
Devo sentire la partita, devo essere concentrato su quello che vedo, quello che sta succedendo per poter farlo. Delle volte faccio bene, delle volte sbaglio, però lo faccio così. E l'altra domanda? Il Napoli, l'atteggiamento sì, me lo aspettavo un po', e venire a giocare in casa nostra, è chiaro che non mi immaginavo un Napoli coraggiosissimo, sicuramente è normale che sia. Una squadra che ha provato ogni tanto di pressare, tante altre volte sono andati indietro, penso per strategia loro, per merito nostro, ci siamo trovati con una squadra che quando fa un blocco basso che difende dentro l'area di rigore è una squadra difficile di attaccare. Buonasera mister, Antonio Lembo, Pianeta Napoli. Volevo chiederle, dopo questo pareggio, Napoli li considera due squadre che possono lottare fino alla fine per le prime posizioni? Non ne ho idea. Oggi ho visto una partita equilibrata. Per me noi meglio in campo, abbiamo giocato meglio del Napoli, questo sicuramente. Poi dopo, per andare in vantaggio, sicuramente dobbiamo fare un po' meglio. Due squadre forti. Oggi siamo alla quinta giornata, manca tantissimo, e la nostra prossima avversaria ci starà aspettando, il Genoa. Adesso i ragazzi si recuperano e prepareremo questa partita per arrivare pronti a affrontare una squadra che in casa è molto complicata, ma alla fine come tutte le squadre in Serie A. Buonasera mister, di qua Michele De Blasis, Oggi Sport Notizie. Un suo giudizio su Manuel Locatelli, e in questo inizio di stagione è l'unico del centrocampo bianconero che è stato sempre presente. Ottima partita oggi, ottimo comportamento in tutti gli allenamenti che facciamo, è per questo che fa delle partite a livello che ha fatto oggi, perché si allena bene, lavora bene, comunica bene con i suoi compagni, è sempre attento, concentrato su quello che vogliamo fare. Nel primo tempo abbiamo cambiato qualcosa nella nostra fase difensiva, lui è il primo a orientare i suoi compagni, per questo che Manu è in campo. Scusate, ultime due domande. Buonasera mister, Daniele Rodia, tutto Napoli. Si è citata la Roma, la partita di tre giornate fa, dove l'uscita di Vlahovic abbassò la squadra. Oggi con Weah non è accaduto, però sia lui che poi Vlahovic non hanno effettuato quella profondità per gli inserimenti velenosi dei centrocampisti. Crede che sia uno dei motivi per il quale la Juventus non segna da tre partite in campionato, oppure ci sta lavorando per migliorare questo aspetto? Riesco a capire la tua osservazione, però sono partite diverse. Se guardi la partita contro la Roma, è stata una partita diversa, è stata una partita giocata più alla pari, equilibrata, nel senso che loro volevano tantissimo avere la palla, volevano giocare. Il Napoli oggi, ripeto, quando c'era la situazione che noi uscivamo da dietro, era una squadra che si ricompattava e stava lì in un blocco molto solido, basso, e mancava un po' più la profondità, anche se quando c'è poca profondità dobbiamo continuare ad attaccarla per creare situazioni tra le linee per i nostri giocatori. Buonasera mister, Stefano Salandini, Tutto Sport. Senti, volevo chiederti della tua ammonizione. Per te quella di Oliveira era una giocata? Grazie. La mia ammonizione? Sì, dopo la protesta su Oliveira. Era una protesta. Per te era una giocata quella di Oliveira, quella del portiere? Su. Per me sì. È per questo che ho protestato nel momento. Era evidente, penso che è ovvio per tutti. È chiaro che l'arbitro sta lì e è la decisione sua. Io l'ho protestato sicuramente, giustamente. Mi ha dato un giallo. Magari lo poteva evitare, sì, l'ha evitato anche altre volte, se facciamo il paragone. Però è stato così e rispetto alla sua decisione, un grande arbitro. Grazie a tutti. Non parla degli arbitri, però poi alla fine parlano sempre degli arbitri. Butta la zeppata, poi pure quello che gli fa la domanda, queste manipolazioni dell'opinione pubblica. Vabbè, andiamoci ragazzi, sta facendo tardi. Comunque, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, andiamoci a sentire Caprillo e Cambiaso, ok? Poi la prossima volta farò un commento un po' più lungo, però comunque, se avete da commentare, scrivete sotto, c'è la possibilità di poter commentare, io poi dopo vi vengo a rispondere pure, vi vengo a ringraziare, vi vengo a salutare, e così creiamo questa comunità, mi raccomando, ciao, e forza Napoli sempre, comunque al di là di tutto, forza Napoli, ciao, a dopo.